Il distretto rurale del cibo del Valdarno Superiore è stato riconosciuto il 25 maggio del 2019. È una normata dalla legge regionale del 2017, coinvolge 10 amministrazioni del Valdarno, mette insieme circa 120.000 abitanti e ad oggi ha avuto già l'adesione di molte aziende e associazioni di produttori del Valdarno. E in questa azione ora continueremo perché veramente abbiamo intenzione di allargare ancora di più la partecipazione a questo importante strumento. Il distretto nasce a un obiettivo importante per tutto il comparto agricolo, favorire ovviamente la logica di filiera delle produzioni, le relazioni fra le imprese che ne fanno parte, promuovere iniziativa di promozione e di innovazione del territorio e dei suoi prodotti, ma anche favorire lo studio e il monitoraggio di problematiche del territorio, garantire la partecipazione degli organi distrettuali anche alla programmazione regionale, che è molto importante, e avere anche effetti positivi sia sulla crescita occupazionale ma anche sulla qualità di vita e di lavoro nel territorio stesso. Come distretto appunto rurale del Valdarno Superiore ci siamo dati tanti obiettivi e ci sono tante azioni sulle quali lavorare, l'innovazione e la ricerca, la qualità dei prodotti, la valorizzazione dell'agricoltura tra gli 2030 e alcuni li ho già elencati, comunque anche la qualità dell'istruzione con la formazione, la qualità delle acque, il lavoro dignitoso, le partnership degli operatori, interventi sul clima, gli soggetti in campo. Uno di fatto già raggiunto perché abbiamo partecipato a un bando del MIPAF con il quale sono stati cofinanziati proprio dal MIPAF progetti per un importo di 4.340.000 euro e vedono come beneficiari aziende agricole, una cooperativa, una rete di imprese, il distretto stesso e l'Università di Firenze. Quindi questo è già